Amici, nuovo video di Minecraft e nuova possibile serie per il futuro, in caso me lo direte voi nei commenti. Iniziamo, come avrete letto ovviamente dal titolo, la Captive Minecraft. Per chi non l'avesse mai sentita, praticamente una mappa nella quale è un delirio. Si parte da una barriera che ti circonda e non ti fa muovere per neanche due blocchi. E man mano che andremo a completare vari achievement, la barriera, diciamo, si espanderà finché non diventerà il mondo normale come tutti lo conosciamo. Come sempre, amici, vi invito a lasciare un piace, un commento, condividere il video e farmi sapere se la volete come serie estiva. Estiva tra virgolette perché sta per finire, ma comunque non pensiamoci. E iniziamo a sopravvivere, si spera. Amici, benvenuti ufficialmente nella Captive Minecraft. Per ora abbiamo solo un blocco per muoverci e degli achievement da completare. Ora volevo vedere un po' quali avevo. Press E to open your inventory. Ok, perfetto, vedete che ci dà già gli achievement. E ora ci siamo ampliati di letteralmente tre blocchi. Va bene, però grazie a questi blocchi possiamo prendere il legno che ci farà sbloccare altri achievement. Perfetto, ora non mi ricordo il tasto per vedere tutti gli achievement. Non lo so, ora mi sa che mi prendo questo legno e poi vado a cercare qual è il tasto, perché altrimenti la serie non può continuare. Salve, c'è pure una mucchina, va bene così. Ok, l'ho trovato praticamente, era nel menu achievement, facilissimo. Quindi il prossimo coso da fare è, oltre alla crafting table, il time to mine e time to strike, ovvero la spada e l'altro robo, e anche la zappa totalmente a caso. Quindi, dato che la mucca me la voglio tenere e non la voglio far morire male, ci andiamo a creare una bella crafting table. Tech. Ok, non 5, ma una va più che bene. C'è un... No, non dobbiamo buttarla. Tra l'altro, se io esco, cosa succede? Mi faccio male. Ok, mucchettina, tu stai qui perché sei fondamentale, dato che non so se si perde o meno il cibo. Ora andiamo a vedere altri achievements. No, devo fare, esatto, la spada. Ah, devo fare la crafting, è vero. E ora posso fare la spada e il tutto, così almeno mi sblocca quello lì. Quindi piazziamo la nostra bella crafting table e ci andiamo a fare gli sticchettini per andare a fare poi la spada, perfetto. E anche il piccone. Ok, ora vediamo cosa c'è nella cesta da... Ok, allora c'è del cibo fondamentale, però non è ancora cotto. Va bene così, almeno c'è del cibo. E un pollo, totalmente a caso, perfetto. Stiamo facendo una sorta di fattoria involontariamente, ma diciamo che non mi lamento. Là sopra che roba c'è? Oddio, che roba, che figata, perfetto, perfetto. Non so se il mondo che si crea è casuale o no, nel dubbio mi piace e non poco. Ora andiamo a vederci gli altri achievement. Piccone fatto. Vabbè, con quale cattiveria. Allora, quelli verdi non li ho ancora fatti, mentre quelli bianchi vuol dire che li ho fatti. Quindi ci andiamo a fare anche una bella zappettina, così, anche se in realtà adesso non mi serve più di tanto e devo smetterla di buttare le cose in terra, ci aumentiamo un po' il bordo. Ora, vediamo cosa potremmo fare proprio di fattibile fattibile. Il pane... allora, il pane sni, perché in realtà se ci prendiamo tutti i semini, tipo questi non ce li fa neanche rompere, perfetto. Dicevo, volendo potremmo prenderci vari semini e tutto, però credo proprio che non abbiamo, come si dice, le robe abbastanza cose per farlo, esatto. Quindi per ora non possiamo fare il pane. Andiamo a vedere altri achievement. Tra l'altro fatemi sapere se volete che continui. Sì, vabbè, la torta, ok. Dicevo, fatemi sapere se volete che io continui questa serie, miniserie, non so per quanto si espande, però le robe da fare sono un bel po'. E diciamo che adesso potremmo tranquillamente farci la farina, no? Ah, questa. Ah, oddio, devo uccidere la mucca? Sto per uccidere la mucca, sto per fare l'errore. Stiamo per fare un errore, perfetto. Ciao mucchettina, muori. Ti prego, dammi tutti, non mi ha dato niente. Ok, quindi problema? Sta per nascere il primo problema. Sì, sta per nascere il primo problema. Perfetto. Ma se tipo io spaccassi sotto, ci troviamo qualcosa? Non ci troviamo niente. Potrei aver fatto una stupidata e aver rovinato la serie. Benissimo. Ok, credo proprio che il prossimo obiettivo da fare, ho sbagliato a fare quello della mucca e ucciderla, mea culpa, bensì credo proprio che appunto il prossimo sia scavarsi sotto i piedi di una cattiveria e un'arroganza incredibile e prendere questa cobblestone. Che poi stavo pensando, se spacco tutto sotto vado stragiù, troverò del ferro, una caverna, un qualcosa? Dite di no, dite di sì, non lo so. Nel dubbio mi prendo un bel po' di cobblestone, me ne prendo boh una ventina in caso ora vi faccio anche il taglio. E poi, ah, è la barriera, ho detto che roba è sta cosa. Dicevo, e poi ci andiamo a fare il prossimo obiettivo. Non so se mi è andata bene che mi è spawnata la mucca nel mio recinto, nella mia prigione, però l'ho uccisa, quindi non possiamo ormai più farci niente.
Purtroppo. Detto ciò, signori, mi prendo un bel po' di cobblestone e ci vediamo dopo. Quindi i prossimi achievement sono farmi il piccone di cobblestone. Fatto, perfetto, e la fornace soprattutto. E anche questa fatta, perfetto. Ah, oh mucca! Oh, totalmente a caso mucca! Perfetto, perfetto. Devo arrivare all'acqua che è fondamentale. Però ora la mia paura è quella di vari zombie e roba varia. Perché... oh, c'è un maiale! Ok, signori, che chiulo, che chiulo. Dicevo, è la paura dei mob, perché non so se mi attaccano o meno. Lì c'è... ma questa è la mia cesta o è una nuova? Dov'è, dov'è, dov'è? Ah, oh, questa è la mia. Ma ne ho visto... oh, lì c'è un'altra cesta. Non posso prenderla. Non posso prenderla! Devo fare un altro achievement. Oh, comunque questa miniserie, mini roba mi sta piacendo tantissimo. Devo prendere anche del pesce, ma al momento è infattibile. E del... come si chiama? Dell'iron. Che al momento non dico che è infattibile, però è un po' più difficile. Intanto la mucchettina se n'è andata qui giù. Credo proprio che se scavo trovo qualcosa, non ne ho idea. Signori, non ne ho assolutamente idea. So solo che per ora, sì, volendo potrei fare la quest della mucca e di prendere un po' di pelle. Però metti che, non lo so, metti che non riesco a ucciderla, mi muore, finisce in tragedia. No, no, signori, fidatevi che meglio non ucciderla per ora la mucca. Proviamo a fare quella dell'iron, nel dubbio. Provo a scavare un po', vedo se trovo qualcosa. E in caso ci vediamo dopo. Speriamo di trovare qualcosa. Non ho trovato del ferro. Ti prego, mucca, ti prego, dammi della roba. Ti prego, ti... guarda come corre, guarda come scappa. No, ti prego, non uccidermi. Oh, yes. Perfetto, missione fatta. Quindi, dato che la missione è stata fatta, in teoria ci sblocca la nuova cesta. Sì, la nuova cesta. Beh, avete capito cosa intendo. Ti prego, dammi roba buona. Che schifo. Può servire, e per ora non serve a niente. Ok, una patata, una regular potato. Ok, tra l'altro sto giocando nella versione 1.11.1 o .2, una roba del genere. Mi farei la farm, però non ho l'acqua, cioè devo per forza aspettare l'acqua. Quindi mi sa che l'achievement della farm al momento è un po' infattibile. Ora, cos'è che è fattibile? Il pane no, perché serve la farm. E anche il grano è infattibile. Fly a pig off a cliff. Cioè, come la trovo? Vabbè, ok. Che achievement sono? Questo qui devo aspettare un mostro. Come faccio a mangiare una nocciola? Sì, scrivetemelo nei commenti, perché per il momento non ne ho idea. Il ferro è l'unica, il ferro. Eh sì, mi sa proprio che devo trovare del ferro, perché il pesce lo posso catturare solo. Quindi niente, mi sa che davvero mi tocca andare in miniera. Davvero mi tocca andare in miniera, gioco? Vabbè, vabbè, niente, mi faccio un salto in miniera sperando, uno, di non morire di fame, ma in caso metto le robe nella cesta e muoio di fame. E due, come si fa una sella? Punto di domanda. Si può craftare una sella? Altro punto di domanda. Non lo so, nel dubbio voi non ci vedrete più di tanto, anche perché anch'io non ci vedo più di tanto. Non abbiamo le torce, mi si è rotto il piccone, sta andando tutto male. Però comunque questa serie è molto carina, quindi... se trovo qualcosa ci vediamo dopo, altrimenti ci arrangiamo. Allora, stavo scavando e totalmente a caso ho trovato questa cosa. Ok, non ci vedo niente tra l'altro. Allora, vi avrò fatto sicuramente il taglio. Comunque sono andato giù in miniera e non ho trovato del ferro. Zero totale proprio. Però l'unica cosa che ho trovato è del bone meal. E soprattutto ho completato la missione, quella di uccidere un mostro. In questo caso ho ucciso uno scheletro. E ora sniper duel. Kill a skeleton with an arrow from more than 50 meters. E io penso... come faccio a uccidere uno scheletro, un mostro, un qualcosa da oltre 50 metri? Punto di domanda, dato che non ho né i metri di distanza, né un arco, né le frecce. Boh, non lo so, infatti molti achievement sono veramente difficili. Per il momento trasformo questo queste ossa in bone meal, me le tengo qua da parte che non fanno mai male. Spero che questi qua, potrei usarli, oddio, su questi, ma anche sul grano. No, sul grano no. Volendo potrei usarli sugli alberi. Ti prego cresci, ti prego cresci. Ok, perfetto. Quindi, dato che abbiamo altro legno, lì c'è pure un uovo che può sempre servire, non chiedetemi cosa perché, ma può sempre servire. Ora, in questo episodio non so se potrei e soprattutto vorrei andare avanti, perché magari chiedo a voi qualche consiglio che di sicuro ne sapete più di me. Intanto, fatto sta che mi prendo questo legno e spero che cadano degli arberelli, ma in teoria dovrebbero tranquillamente cadere. E diciamo che per arrivare all'acqua manca ancora un bel po'. Non c'è dell'acqua più vicina? C'è questa qui che è, mi sa, un paio di achievement. Sarà complicato, sto anche morendo di fame, tra l'altro, ma piccolo dettaglio. Mettiamo via questo, mettiamo via il tutto che può sempre servire. Ricordiamoci che abbiamo la padadina, così ci possiamo fare la parmettina. E diciamo, e laggiù è un inferno, quindi per ora non vorrei andarci.
Magari concludiamo qui il primo episodio, sarà durato di meno, ma sarà fondamentale per vedere intanto se continuarla e soprattutto come continuarla. Lì ci sono delle cose in cielo che, signori, non ho idea di cosa siano, ma prima o poi spero che le scopriremo. Io per questo episodio salvo e disco, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa serie, che credo sia una miniserie, non lo so, in caso vediamo come si evolve. Vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento domani al solito ora, ovvero 2:15, per questo periodo estivo che magari si protrarrà anche per il futuro, con un nuovo video. Ciao!